La cultura eleva e porta alla pace? Certo, una cultura anche materica perché si tratta di pietre, come questa bellissima location di Verona, ma poi sono le pietre vive, cioè le persone che custodiscono questi luoghi, che ne sono consapevoli e che vogliono renderli ancora più accessibili. Ecco, infatti abbiamo in mente anche di valorizzare luoghi assolutamente significativi, ma spesso sconosciuti. Penso alle chiese che si trovano nei territori come la sinistra, chiamata Sinistra Adige, penso vicino alla chiesa di San Procolo. Abbiamo un patrimonio spirituale, sacro e comunque artistico e storico che è meraviglioso. Coinvolgere la città con il sistema del network, quindi che si sentano coinvolti tutti, anche persone che sembrerebbero lontane, è la strada vincente. Quindi non è semplicemente mettere in piedi un'organizzazione magari monopolizzata da qualcuno che ha anche le capacità, ma anche qualche passo in meno, ma che genera legami che poi sono quelli che generano anche la pace, perché quando tutti sono d'accordo e sono orgogliosi di una cosa, questo genera la pace.